Risultato a me non sta bene, ma sta benissimo. Cagliari 2-1 Atalanta. Godo. Ne andremo a parlare in questo video. Prima di tutto like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime. Ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tipo si cagliari tani atalantini e non accettiamo l'opinione di tutti. Adesso guardate la mia opinione qui sotto in questo video. Poi mi dite la vostra qui sotto nei commenti. Allora, cagliari atalanta 2-1. Primo tempo, gara equilibrata. Gara equilibrata dove abbiamo visto poche occasioni concrete. L'Atalanta però è stata l'unica praticamente occasione concreta che ha avuto nella partita al tredicesimo, quando Lookman serve a Scamacca e c'è Scuffetta che è uscito troppo dai pali. Scamacca ne approfitta, lo buca facendo il gol che vale l'1-0. Ma nel primo tempo, oltre a quello, un'altra azione del Cagliari, abbiamo visto veramente molto molto poco. Un primo tempo un po' soporifero, poche azioni, ma l'Atalanta è stata l'unica occasione buona che ha avuto. Nel secondo tempo invece ragazzi poi il Cagliari la pareggia al 42esimo con Augello che su assist di Shomurodov tira, buca Musso e prende la traversa. Prende prima una traversa e poi fa gol. E dopo un secondo tempo dominato dal Cagliari, perché il Cagliari ha dominato nel secondo tempo, la vince all'88esimo, punizione di Viola. Bellissima, meravigliosa, una punizione di Viola meravigliosa, mi mette sotto l'incrocio con i suoi classici tiri a giro, pazzesco, 2-1. Il Cagliari ha meritato di vincere questa partita perché ha dominato sin dal primo minuto, visto che il Cagliari è entrato con una voglia diversa rispetto all'Atalanta. Con questa vittoria l'Atalanta va a sesta a 50 punti, a meno 5 dalla zona Champions League, perché vi ricordo che dall'anno prossimo anche la quinta classificata andrà in Champions League. Da quest'anno anche la quinta classificata andrà in Champions League. Quindi c'è speranza per il Napoli, eh? C'è speranza. Tredicesimo il Cagliari a 30 punti e più 4 punti sulla zona salvezza. Il Cagliari di Ranieri fa un colpaccio clamoroso. Comunque ragazzi, questo è il mio spartito per quanto riguarda Cagliari 2-1 Atalanta. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate le commenti, iscrizioni, condivisioni e campanellina, cosa importantissima che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi aspettate, fatelo. E se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, la mia ve l'ho detta in questo video, aspetto la vostra qui sotto nei commenti. Cagliari Atalantini e noi ci becchiamo dopo con la Juve che gioca contro la Fiorentina e deve reagire perché il Napoli ha vinto. L'Atalanta ha perso, la Roma ha vinto, la Lazio ha perso, quindi io vedo che non è esposto. Bella.